Niente, quando siamo arrivati noi Sansepolcro stava iniziando a operare e le fiamme scappavano dal seminterrato e la priorità era mettere in salvo ancora questi due persone anziane che erano, si presumeva fossero nella stanza da letto. Dramma nella notte a Padonchia, frazione di Monterchi, Val Tiberina, Aretina. Moglie e marito, un 80enne ed un 84enne, sono morte nell'incendio della loro abitazione. Altre tre persone sono rimaste lievemente ferite. Si tratta del figlio, della coppia, della nuora e della giovane nipote. Il rogo sarebbe partito da una stufa legna che si trova nel seminterrato. Lì l'anziano è stato trovato carbonizzato. La moglie sarebbe stata invece uccisa nel sonno dal fumo che si è sprigionato nell'incendio. La donna l'abbiamo trovata nel letto in posizione supina e non ha dato, almeno per la posizione, che si sia voluta scendere dal letto o muovere. Era proprio nel letto ferma. Le due vittime vivevano al primo piano della palazzina. L'anziana aveva gravi problemi di mobilità. Al piano superiore abitano invece il figlio, la nuora e la nipote. L'allarme è partito attorno alle 4:30 proprio dalla giovane. I tre si sono salvati uscendo sul terrazzino. Provvidenziale l'intervento del fratello della vittima, che li ha aiutati a scendere con una scala a pioli prima che fuoco e fumo raggiungessero anche il secondo piano. Ho perso cognato, ho perso fratello e tutta la casa, bruciato ogni cosa. Sei riuscito a salvare la vita dei suoi nipoti? Io quello che ho potuto l'ho fatto, ma... Senza il suo intervento forse non sarebbe andata così. Sarebbe andata bene, perché loro della zona potevano saltare. Le fiamme iniziavano anche a salire. Le fiamme erano arrivate sul secondo piano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e quattro squadre dei vigili del fuoco, una da Sansepolcro, una da Città di Castello ed infine due da Arezzo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Sansepolcro solo per accertamenti. Un'altra persona è stata trattata sul posto dal nostro medico. Io voglio esprimere la nostra vicinanza di tutta la comunità di Monterchi a questa famiglia colpita da questa grande disgrazia, alla vigilia del Natale, e anche a un amico che in fondo ci conosciamo tutti, veramente è un grosso dispiacere.